Nessun election day, le prossime amministrative saranno separate dai referendum. Come annunciato dal ministro Roberto Maroni, il primo turno delle amministrative avverrà il 15 e il 16 maggio prossimi e gli eventuali ballottaggi due settimane dopo, il 29 e il 30 dello stesso mese. I referendum che riguardano la privatizzazione dell'acqua e il nucleare dovrebbero invece svolgersi il 12 giugno. Ciò ha suscitato le proteste del centrosinistra che avrebbe voluto limitare le spese elettorali destinate a lievitare a causa della doppia data. Per quanto riguarda le amministrative, sono 1310 i comuni italiani dove si voterà per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Nel Vallo di Diano si voterà nei comuni di Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana e Padula. Tra i 42 comuni coinvolti nella provincia di Salerno, gli unici a superare i 15.000 abitanti sono il capoluogo Salerno e Nocera Inferiore. Inoltre verrà applicato per la prima volta il taglio del 20% del numero dei consiglieri come previsto dalla finanziaria. Nei comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, i consiglieri da 60 passeranno a 48. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti passeranno invece da 16 a 12 e si voterà con il sistema maggioritario a turno unico. Nei comuni invece con più di 15.000 abitanti si adotterà il sistema maggioritario a doppio turno.